Ciao ragazzi e ragazze, come state? Da un po' che non ci si vede. Sono qui oggi per farvi il video dei prodotti che ho acquistato da DM. Io mi ci trovo davvero molto bene con i prodotti al loro marchio. Oggi invece alcuni li ho presi di marchi anche che non fanno parte di loro direttamente. Ah, se vi interessa il trucco che ho, il rossetto è marca DM She Style Zone, il numero 315 è Perfect Matte, il fondotinta è Huda Beauty il 160 e buonanotte, Fenty Beauty il 160 e la palette è Huda Beauty, quella arancione e viola. Ok, l'ultima che è uscita, quella di Huda Beauty. Beh, poi su mascara, matita, così, solito chiuso. Partiamo subito. Ho preso un po' di prodotti che stavano per finire e alcuni, così appena finiscono, li inizio subito. Allora, ho preso i dischetti struccanti classici, niente, dischetti ovatti in cotone 140. Quella di marchio DM, vabbè. Poi ho preso la crema corpo idratante, nuova formula, 48 ore di idratazione intensa, con aloe e acido ialuronico per pelle normale o secca, e dice che è leggera. Ed è mezzo litro. Poi non so quanto leggera, perché se voi, cioè vedete, è stradensa. Capendo, lì è il buco del boh, quindi non lo so. Al dispenser io mi trovo bene con la maggior parte delle creme, quindi di solito tendo a prendere quelle da mezzo litro o comunque almeno 400 ml, perché davvero durano veramente poco. Poi, no ragazzi, c'è, è esploso qualcosa qua dentro, non capisco che cosa, però vabbè, ok. Ho preso il tonico della Balea, tonico viso con acido salicilico e zinco da 200 ml. Questo è efficace contro punti neri e brufoli. Io ne ho tanti sul naso, avrei potuto prendere quella della linea, lo scrub per il viso, così, ma non, le sfoglianti, scusate, ma non l'ho preso. Questo è DM ed è il colluttorio Dent to Dent. Ho preso il Sensitive, colluttorio Sensitive, protezione intensa, ideale per denti sensibili. Vi farò sapere, di solito prendo sempre roba per cose sensibili, perché adesso sto usando quello della Colgate viola e all'inizio era fortissimo, cioè a non essere abituato era veramente forte. Adesso che mi sono abituato quasi non lo sento, però preferisco comunque le cose un po' più, appunto, sensibili, leggere, preferisco. Poi, sempre dei denti. Il dentifricio sinceramente lo cambio ogni 3x2, quindi ho voluto provare questo a Z Ricerca 3D White, clinicamente provato White and Cool, rimuove fino all'87% delle macchie, sbianca dal primo spazzolamento. Ma io sono molto scettico su queste cose sinceramente, perché io i denti naturalmente non sono bianchi, cioè c'è chi ha proprio lo smalto bianchissimo, ecco, io no, quindi ti riporta un po' al bianco del tuo dente, quindi quello. Poi mi trovo sempre bene con questi, i detergenti schiumosi, la schiuma detergente, esatto, di Balea. La mia preferita è quella alla rosa, poi c'è quella azzurra che non mi ricordo cos'è, e questa che è la linea medica. Okay. Adesso,
scusate, sentivo qualcosa sul dente. È la linea medica. E niente. Ultra sensitivo, rispetto all'equilibrio, senza profumi, parabeni, coloranti. Elimina tutto, però appunto perché la pelle è veramente sensibile, questa è la linea, diciamo, più indicata. Mi piaceva tanto il packaging, ho detto ma sì, proviamolo, perché io di solito tendo a usare la schiuma la mattina, che mi risveglia il viso e tutto, e invece la sera preferisco un gel detergente purificante che mi ripulisce da tutto quello che ha preso la mia pelle in giro. E questo è l'acqua di rosa ed estratto di camomilla, deterge, rivitalizza e strucca. Sentiamo che profumo ha. Ragazzi, ma sapete che salite alla pesca? Avete in mente i fusti? Sì, il tè di pesca con un tocco di rosa, sa di quel robo lì? Vi giuro! Odora di fusti! Non so se il mio olfatto che è partito o che cosa. Comunque, vabbè, adoro. Questo è della Leo Crema Neutral Natural Nuovo Eco Pack. Perché eco? Ah, vabbè, dai, riciclare. Poi cosa ho preso? Vabbè, questo è perché l'ho finito. Il deodorante della Neutro Robbins fresco, con zero sali d'alluminio, tè verde e lime. Sentiamo che profumo ha. Sì, buono, fresco, forte, molto forte, ma ci sta. Questi sono 40 millilitri. Ah, secondo me sapete cosa si è aperto questo? Ragazzi, ma non si è aperto letteralmente. Cioè, cosa si è aperto? No, perché si è aperto qualcosa. Vabbè. Ho preso questo perché lo volevo. Vedete che è tipo è bifasico? Ok. Questo lo volevo troppo provare una roba del genere. Vedete che c'è tipo un'onda disegnata. Ok. Ed è Balea, marchio DM. Spray modellante bifasico per capelli. Dona ai capelli un naturale effetto onde come in spiaggia. Mantiene il naturale equilibrio della microfibra del cuoio capelluto, silicone ed etanol, effetto matte. Uso agitare bene prima di ogni uso, applicare su capelli tamponati e distribuire bene con le mani. Quello che naturale lasciare asciugare i capelli all'aria, oppure se ho un maggiore volume asciugare con il phon. Applicato sui capelli asciutti o usato in combinazione con la Riccio capelli, dona un look naturale ai ricci. Quindi quell'effetto lì dopo che vi siete lavati e tamponati, che insomma lo mettete su, shakerate bene. Boh, vi farò sapere come, se avrà un effetto che mi piace o per niente. Costava tipo 2 euro, mi sembra. Dovrei dire una roba per un'altra. Ah, questo è il giornale. Cioè il catalogo con, esatto, poi quello che vendono in questo momento, cosa consigliano. Ok. Vi dico subito quanto viene quel robo lì, perché qua, sì, 2 euro. 2 euro, esatto. Questo 2 euro. Poi ho preso invece, ho voluto cambiare un attimo, le creme viso. Sapete che io vado matto per quelle Q10 di DM. Ok. Ah, tra l'altro ho notato, adesso l'hanno rimessa quella Q10 giorno con l'SPF 30. Perché d'inverno mettono quella con l'SPF 15 ed estate quella con l'SPF 30. Vabbè. Ho preso queste due creme. Costano 8,60 euro. Mi sembra di averle pagate l'una, sì. Che rispetto a quelle che prendo di solito costano quasi il doppio l'una, cioè nel senso solo 16 euro queste due creme. Però ho detto, oh, mal che vada, torno alle DM, quelle che costano meno. Poi bisogna sempre cambiarle le creme, ragazzi, quindi non bisogna mai usare le stesse, cioè nel senso, finito un barattolo dovete usarne di un'altra tipologia.
o comunque se vi piace quel brand lì, di quel brand, ma un'altra crema, ok? Quindi sempre, perché sennò tendono a... cioè la pelle tende ad abituarsi e non fanno più effetto le cose come gli shampoo, i balsami, ok? E le creme sono dalla Swiss Image Switzerland, cioè perché dirlo due volte non lo so, Essential Care, la Absolute Hydration Day Cream and Absolute Repair Night Cream, anche qua perché è tutto in inglese, non lo so. Comunque la crema viso notte rigenerante e la crema viso giorno idratante. Le apriamo insieme, vedete come hanno tutto il pack con la plastica, con ovviamente il package tutto, ok? Ah, e ovviamente sono chiusi anche con lo scotch per non farle aprire. C'era scritto che questa, esatto, ha anche un SPF contro i raggi UVB, UVA e UVB. Non c'è scritto di quanto però, quindi non saprei. Ok. Ce n'è un ulteriore di antitaccheggio. Adoro, io adoro. Sapete che in Portogallo non mettono questi, ma mettono gli antitaccheggi nei libri, se ve lo ricordate. Io adoro. E c'è scritto quant'è? 50 ml. C'è scritto, allora, complesso attivo per 24 ore di intensa idratazione. Contiene filtri solari UVA, UVB, non c'è scritto di quanto, 30, 40, 50, 200, beh. Arricchita con estratti naturali di stella alpina, viola del pensiero e acqua dei ghiacciai alpini. Questa soffice crema regala una prolungata idratazione, oligoelementi e nutrienti essenziali alla pelle, complesso attivo della sua formula antena di idratazione ottimale per 24 ore, contiene pantenolo emolliente protettivo, vitamina E, un potente antiossidante, rende la pelle morbida, levigata e luminosa. E poi come usarlo lo sapete tutti. Soprattutto guardate che bel pack. Cioè fa subito crema da 600 euro. Invece no, è da neanche 9. Ok, esatto, è sigillata. Quindi ok, già da qua si sente buono, cioè ha proprio odore di montagna, cioè di fresco. Buona, buono, odore buono. E comunque questa è la giorno, vediamo la notte com'è. Non le apro perché devo ancora finire quelle che ho, cioè le finirò fra tipo 3 giorni, però a me piace proprio aprire il prodotto quando lo inizio ad utilizzare, perché sennò non ha molto senso. Quella notte ripristina l'idratazione e i nutrienti essenziali, favorisce la rigenerazione della pelle durante la notte. Quindi anche questa direi. Arricchita con acqua di ghiacciai alpini, estratto di stella alpina e selezionati oli e burri vegetali, questa crema stimola il naturale ciclo di rigenerazione della pelle durante la notte. Il suo complesso attivo regala nutrienti essenziali e migliora il livello di idratazione della cute. Contiene vitamina E, dalle proprietà antiossidanti, pantenolo emolliente lentivo. A risveglio la pelle appare morbida, levigata e rigenerata. Quindi devo dire proprio che... Poi c'erano altre creme che mi ispiravano di altre marche. Proviamo tutte. Oddio, mi è volato giù l'antitaccheggio. Oppala. Rimettiamolo dentro. Ok. Ah, sì, si nota ovviamente. Sono diverse. Vedete anche i colori. Questa è bianca e questa è più su tipo rosino. Sì, sto coso specchiato, lasciate su tutte le impronte del mondo, però vabbè, c'è scritto Night. E ragazzi, si sente veramente poco così da chiusa. Vabbè dai, apriamolo. Ci apriamo l'angolo. No ragazzi, non potete capire. No vabbè, è buonissima. Il profumo è spettacolare. Beh, bisogna vedere gli effetti, però ce la facciamo anche questa. Bisogna vedere gli effetti. Sì, buone, molto buone. 50 ml e... Beh.
vi farò sapere quando le vedrete nei prodotti finiti, vi farò sapere. E spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo se voi andate da DM, se c'è nelle vostre zone, se no dove andate, con quali marche vi trovate meglio, se avete provato questo prodotto nello specifico o qualcuno migliore, fatemelo sapere. E noi ci vediamo al prossimo, mi raccomando, iscrivetevi, commentate e mettete mi piace. Ciao!